ciao a tutti. Ciao, ciao. Che bella giacchetta. Nonostante qui a Roma piova. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, tutto a posto e niente in ordine? Sì. Dipende molto da te, lo sai. Esatto. Io e te siamo i colorati dello zodiaco qui. Vedi? Sì, ma guarda sì. Che meraviglia. Va bene, allora, al 12° posto il Sagittario, che è un segno colorato, Però anzi, voi portate di solito i colori nella vita degli altri. Ma vi ho detto che c'è stata una sorta di ridimensionamento alla fine di febbraio, in questi primi giorni di marzo. Nessuno può privarvi di Giove e Venere in ottimo aspetto, quindi voi andate avanti, ma credo che vi siate resi conto che sono cambiate alcune situazioni attorno a voi. Voi sapete che l'astrologia, se è utile, io sempre umilmente ve la propongo, può indicarti momenti buoni, quelli che magari sono un pochino più fiacchi, però certamente c'è un piccolo destino che noi possiamo manovrare e un grande destino che non dipende da noi, e lì dobbiamo tutti quanti assoggettarci alle opportunità e agli eventi. Ecco, forse questo grande destino vi ha un po' colpito e quindi di recente avete dovuto cambiare rotta. Non si finisce mai di crescere nella vita, quindi questo è un momento di crescita per voi e di nuovi orientamenti. Raccomando ai nati Bilancia innanzitutto di non odiarmi e secondariamente di stare un pochino attenti a queste opposizioni planetarie. Avere i pianeti opposti, ve l'ho detto tante volte, significa che si è un po' in sfida con il destino, con un ex, con una persona nell'ambito del lavoro. Qual è la novità, la buona novità? È che nel giro di poche settimane queste opposizioni vanno via. Ecco perché io vi dovrei mettere in guardia e chiedervi di non fare gesti azzardati. Voi di solito siete molto tranquilli, persone amanti della riservatezza, però se proprio vi istigano a dire delle cose, se le provocazioni sono tante, potreste reagire. Allora, diciamo così, vi ricordate quel vecchio cartello che si vedeva nelle trasmissioni Rai? Io me lo ricordo quando ero piccolo. Le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile. Saranno riprese. Fate così, diciamo che in questo momento vi consiglio un cartello di pausa, anche di non belligeranza attorno a voi, per poi avere stelle più valide, certamente. Il segno del Leone, 10° posto. In questo momento avete certamente tante cose per la testa, Giove e Venere sono in buon aspetto, ma devo ricordare anche la natura dei segni, perché quando si fa l'oroscopo, lo dico a tutte le persone che si interessano di astrologia, se posso darvi un consiglio, visto che sono 40 anni che ci sbatto la testa, qualcosa l'avrò capito. Ecco, bisogna anche capire quello che c'è nella personalità, cioè se per esempio è un momento che non offre grandi risorse, un orgoglioso, un diciamo ambizioso come il Leone sta male, magari invece un Pesci no, cioè che ama anche la contemplazione, il Cancro un po' meno. Ecco perché questo periodo è come un po' particolare, perché è come se vi dovesse portare degli spunti, delle novità che però non sono arrivate, ed ecco perché siete un po' sotto pressione. Magari non manca l'amore, magari non manca neanche una situazione di speranza per quanto riguarda il lavoro. Sapete che molte cose cambieranno. Se dovete fare una richiesta, fatela entro la metà di maggio. Il fine settimana sarà un po' contorto. Andiamo al segno del Capricorno, 9° posto. Ecco, voi avete una grande forza. Anche qui, dicevo prima, siamo attenti alla personalità dei segni, perché se il Capricorno prende una figurata sberla, si fa male fino a un certo punto, perché è come se tu dessi uno schiaffo a un pezzo di marmo, ti fai male, non c'è niente da fare. Quindi è vero che questo è un periodo un po' strano, in cui soprattutto in famiglia, nelle relazioni con gli altri, bisogna mantenere la calma, però voi andate dritti per la vostra strada. Forse c'è un nuovo concorrente, un rivale, oppure semplicemente dovete mettere a posto delle questioni riguardanti la casa, ma è solo un rallentamento provvisorio. 8° posto per il segno del Cancro, che ha più o meno le stesse posizioni del Capricorno, però qui, ecco, se la sberla è figurata, lascia l'impronta, perché voi avete una sensibilità maggiore. Ecco perché quando abbiamo dei pianeti agitati dobbiamo anche valutare su chi fanno effetto.
E i nati sotto il segno del cancro le cose non se le fanno scivolare addosso. Ecco perché ritengo che, soprattutto la scorsa settimana e nel fine settimana, siete stati un po' nervosetti. Anche qui, come il Capricorno, come la Bilancia, ricordo, sono stelle diciamo un po' strane in questo periodo, quindi se aspettate una riconferma magari non arriva subito, però poi arriverà. Quindi, anzi, vi dico già da adesso che da maggio avrete delle stelle veramente molto importanti. Andiamo al segno della Vergine, a metà strada, settimo posto. Beh, insomma, di fatica ne avete fatta tanta, siete in pausa di riflessione, voi osservate, siete psicologi nati. Io non so lei, professore, però guardi, la maggior... Ho studiato psicologia. Ha studiato psicologia? Ah, non lo sapevo. Ecco perché gli spazi del professore vanno alle stelle, perché lui vi ipnotizza, in qualche modo sa come allietare quei minuti. Bene, allora, allietate i minuti delle persone che vi stanno attorno, perché è molto importante, soprattutto se avete dimenticato un amore o se magari di recente vi siete concessi più spazi per quanto riguarda il lavoro. Però c'è da dire anche una cosa, che i nati sotto il segno della Vergine pensano che senza soldi, senza una buona base, gli amori pure non è che funzionino tanto, perché poi si torna a casa e si litiga per motivi banali. Andiamo al segno dei Pesci, sesto posto. Questo Saturno arriva domani, avete preparato un cartello di accoglienza, è il pianeta che ti dirà questo lo puoi fare e questo non lo puoi fare. Saturno è il papà, è il vecchio, virgolette, nella migliore accezione del termine, severo, che se hai sbagliato te lo dice. Poi magari tu mandi anche a quel paese chi ti rimprovera, però una cosa è certa, farà comodo questo Saturno perché vi porterà qualcosa di più. In queste ore abbiamo una luna piena, un po' fastidiosa, però passerà. Andiamo al segno dei Gemelli, quinto posto. Beh, insomma, l'allegria, la curiosità, queste sono le vostre ancore di salvezza, perché quando c'è qualcosa che non funziona, voi iniziate a fare una cosa che non avete mai fatto, oppure intraprendete un percorso divertente, piacevole, qualcosa che vi appassiona e riuscite a superare molte crisi. E questo è il momento giusto anche per fare divertire gli altri, perché lo sai che la comunicazione, come tu ci insegni, è proprio la vostra meta. Andiamo al segno dell'Ariete, quarto posto. Mi sembra strano che in questo periodo non ci siano delle novità. Poi ognuno deve sfruttarle a modo proprio, naturalmente, però Giove, Venere, adesso avremo attorno al 22 una forte concentrazione di pianeti nel vostro segno. E chi vi ferma più? Anzi, guai a fermare un Ariete, perché in questo momento avete delle idee favolose. Circondatevi di persone positive, non di quelli che dicono sempre no, perché è facile dire no. Invece avreste bisogno di soci, collaboratori, amanti, amori che vi portino lontano. Terzo posto per l'Acquario, gratifiche in corso, piccole soddisfazioni, insomma... Qualcosa si muove, e soprattutto si muoverà entro metà maggio, quindi accordi, contratti e situazioni che hanno molto valore per l'Acquario dovranno essere definite al più presto. Un po' di cautela con i soldi, ma lì, fiato sprecato. Secondo posto per il Toro, le iniziative sono vincenti. È chiaro che qualche Toro potrebbe dirmi, ma io discuto spesso. Certo, perché voi avete adesso un orientamento nella vita molto lineare, un progetto da realizzare. Quindi se ci sono delle persone che all'ultimo momento si defilano, chiaramente le dovrete prendere per il bavero, ecco. Però so che voi siete essere forti, ma anche dolci. Primo posto per lo Scorpione, sensazioni positive anche oggi, relazioni importanti. Il fine settimana lavora per voi, anche in amore. Grazie a Paolo Fox, che ritroveremo domani.